Matteo Salvini dice che per lui sarà un onore poter continuare a lavorare al Ministero degli Interni e afferma: non mi interessa occupare a caso una poltrona. E in una diretta Facebook Salvini dice, si rivolge agli amici dei 5 Stelle: ma veramente voi volete riportare al potere quelli che definivate il partito di Bibbiano, di Banca Etruria, della spartizione del CSM, delle procure? Ecco, noi, io una roba del genere non avrei il fegato di farla ed imporla ai cittadini italiani. Però, dopo aver visto il faccia a faccia davanti a una pizza bianca tra Di Maio e Zingaretti, nella Lega comincia a serpeggiare un po' di delusione, di scoraggiamento. Anche se nessuno esclude che l'ottimismo tra Dem e 5 Stelle sulla trattativa possa essere soltanto di facciata, oltre che un modo per alzare il prezzo con noi. Sì, il sospetto della Lega è che tra i due ci sia un finto accordo, nel senso che Zingaretti vuole andare alle elezioni e sta ponendo dei paletti in modo da procurare il no di Di Maio. E Di Maio alza la posta, ma non tanto riguardo a Zingaretti, ma starebbe alzando la posta proprio nei confronti della Lega. Matteo Salvini, comunque, dopo un piccolo viaggio in Umbria romantico, non si dà pace e non si rassegna e commenta con i suoi 10 punti, quelli dei 5 Stelle: con noi il lavoro è già sostanzialmente fatto. Sono tutti compresi nel contratto. Al massimo dovremmo lavorare per dei miglioramenti. Il primo è proprio il taglio dei parlamentari. Dice: noi, a differenza del PD, lo abbiamo votato già 3 volte. Lo abbiamo sempre votato. Proprio la stessa cosa che dice Giancarlo Giorgetti al meeting di Rimini. Anche se il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, da tempo scettico sull'alleanza con i 5 Stelle, aggiunge: io non guardo con disprezzo l'opposizione. Io vado all'opposizione con grande fierezza, coerente con le cose che penso. Quindi Giorgetti forse è più propenso per finire all'opposizione piuttosto che tornare indietro con il Movimento 5 Stelle. Ma questo lo stava già dicendo da tempo a Salvini, era già da mesi che diceva di staccare la spina. Lui non ce la faceva più tra le pressioni. Ma nella Lega rimane lo spettro delle ultime settimane, cioè la possibilità che il Partito Democratico dica di sì al taglio dei parlamentari immediato in cambio della modifica della legge elettorale, facendola diventare proporzionale, che per la Lega sarebbe un colpo mortale. Anzi, qualcuno dice che l'accordo c'è già: congeleranno l'ultimo voto sulla riforma costituzionale per preparare prima la nuova legge elettorale. Ma quale sarebbe il problema di un ritorno Lega 5 Stelle? Sarebbe proprio la fiducia. Non quella, la fiducia delle aule del Senato a Conte, ma la fiducia tra i due capi politici, Di Maio e Salvini. Un senatore sintetizza così i segnali che si incrociano tra Lega e Stellati. Loro ci dicono di non voler finire stritolati tra le spire di Renzi, però di Salvini non si fidano. E dunque il leader leghista sta ragionando proprio su questo: un'offerta pubblica, una proposta con la sua faccia e la sua voce. Per esempio, una nitida offerta di Maio, esplicita e non tattica, per l'incarico di Premier, per esempio, ma è complicato, perché la verità è che loro temono di farsi travolgere da Matteo giorno dopo giorno, come già è accaduto in questi mesi. Quindi non vogliono più rimanere nell'angolo, stare nell'angolo come era prima, dove nel Movimento 5 Stelle si dicevano tra di loro: abbassiamo i toni, non facciamo innervosire Salvini, perché se si arrabbia ci manda tutti a casa. Cerchiamo di non provocarlo. Loro non vogliono più finire in questa situazione. Ma come dicevamo in un altro video, i commenti dei militanti del 5 Stelle sul web sono molto molto agguerriti contro questa sorta di governo tra i due partiti, PD e 5 Stelle. Ma nella Lega dicono: c'è una tale serie di problemi che non si capisce come possano uscirne. Per esempio, chi farà il Premier? Il presidente Mattarella è stato molto deciso.
vuole un'indicazione chiara entro martedì. E dato che loro trattano con delegazioni che devono tenere conto di tutte le anime dei due partiti, sarà dura. Sembra di sentire Giancarlo Giorgetti che elogia la Lega perché non ci sono capi e capetti, decide uno. In effetti, nella Lega decide il leader, il capo, Matteo Salvini. Decide nel bene e nel male, decide lui. Nel PD, nel Movimento 5 Stelle, sono più per le decisioni collegiali. E voi, se qualcuno di voi lavora in un'azienda, sa perfettamente che le decisioni collegiali sono un disastro. Non se ne esce. Il vero leader che cosa fa in azienda e in politica? Ascolta tutti e poi da solo prende una decisione. Non possono decidere 20, 30 persone o 10 o 5 o 3. È impossibile. Il vero leader ascolta tutti e poi decide. Salvini ascolta tutti e poi decide. Nel Movimento 5 Stelle no. C'è Grillo, c'è Di Battista e c'è Di Maio e c'è l'altro Casaleggio e poi chissà chi. Quindi, ad esempio, nel Movimento 5 Stelle dalla casa di Grillo è uscita la linea attacchiamoci al PD. Però era la linea di Grillo. Di Battista non pensa così. Di Maio è indeciso. Casaleggio è per il PD, quindi due è per il PD e gli altri due no. Però chi è il capo politico del Movimento 5 Stelle? È Grillo? No. È Di Battista? No. È Casaleggio? Benché meno. È Di Maio. Luigi Di Maio è il capo politico, deve prendere una decisione da solo. E poi non si capisce perché Zingaretti ha degli impegni, dice ci vediamo. Ma come ci vediamo? Se dovete fare un accordo così importante, ci vediamo. Se si deve fare un accordo tra due partiti, ci si chiude in una stanza, pizza o non pizza, e si esce solo con l'accordo o senza l'accordo. E si sono lasciati dicendo ma ci vediamo un'altra volta. Ma come? Martedì dovete andare al Quirinale e ci vediamo un'altra volta. Hanno appena parlato di Premier e non sono d'accordo. Di Maio, visto che Grillo ha detto Conte è una persona elevata e quindi Di Maio va a dire no, mettiamo Conte e l'altro gli dice assolutamente no. Tra parentesi, Di Maio dice Conte per spaccare definitivamente col PD e correre da Salvini e per dire a Grillo ok, io ti ho proposto Conte, hai visto? Hanno fatto cadere la trattativa perché Di Maio non sa come andare da Salvini, non sa come tornare da Salvini. Perché c'è Grillo lì che grida. C'è Casaleggio che aveva telefonato lui a Zingaretti dicendogli Zingaretti mi stavi cercando, dobbiamo parlarci. Quindi ci sono due persone che non sono nel partito che agiscono come se fossero i capi carismatici di una setta. Ma il capo politico è Di Maio, deve decidere assolutamente lui. E comunque l'offerta della Lega è strabiliante, nel senso, Salvini sta dicendo, c'è stato un grave problema, io volevo andare alle elezioni, però piuttosto, alla luce dei fatti che voi volete allearvi con il Partito Democratico, io vi faccio un'offerta che non potete rifiutare. Lui dice, io non porto rancore, ma gli sta dicendo, anche voi non portate rancore, io non lo porto, non portatelo anche voi. Ci risediamo a un tavolo. E già vi dico, Di Maio, vuoi fare il Premier? Va bene. I tuoi 10 punti sono tutti accettati, perché sono quelli già del programma. Quindi andiamo avanti, perché questi che vengono al governo, il PD, vuole cancellare tutto quello che abbiamo fatto. Vuole cancellare i decreti sicurezza, vuole cancellare la legittima difesa. Al governo andrebbe la Bonino, Emma Bonino. Zingaretti ha già richiamato Rosi Bindi, vi ricordate Rosi Bindi? Ecco, è stata richiamata da Zingaretti nel direttivo del partito. Perché bisogna cambiare, bisogna trasformare, bisogna distruggere tutto quello che hanno fatto in un anno e mezzo, Lega e 5 Stelle. I 5 Stelle sono disposti, scusate, sono disposti a cancellare tutto quello che hanno fatto e cancellare tutto quello che è rimasto a metà. Bisognerebbe rifarlo tutto da capo, convincendo Zingaretti, Renzi, Gentiloni, Emma Bonino, il Leu, quelli che erano sulla Sea-Watch, Rosi Bindi.
Ma ve lo vedete Di Maio a confrontarsi con Rosi Bindi, Zingaretti, Renzi, eccetera, 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 Grasso, la Boldrini? Beh, io sarei più tranquillo se fossi in Di Maio a tornare da Salvini e ricominciare da domani mattina da capo con un nuovo spirito. Certo, sono sicuro che finirebbero gli insulti, almeno finirebbero gli insulti. Lavorare senza insultarsi sarebbe il motto. Vediamo cosa succederà. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.